Per il bambino lei ha 45 punti e 18 sono a disposizione per i pannolini. Okay. In tutto 200 punti al mese, di cui ognuno vale su per giù un euro, da utilizzare in questo emporio romano della Caritas che 10 anni fa fu il primo in Europa a sperimentare la formula della tessera alimentare ormai diffusa. Qui non si ritira un pacco dono ma si fa la spesa come al supermercato, anche se la zavorra che si porta dentro è quella della povertà. In Italia, dice la Caritas, sono oltre 5 milioni i poveri assoluti che negli ultimi 10 anni sono aumentati del 182%. Storie di famiglie straniere ed italiane, come quella di Roberta, 4 figli, stravolta all'improvviso da un incidente in moto del marito che perde il lavoro e poi la casa. Ci ha aiutato tantissimo questa fare la spesa qui, perché comunque già il latte, i pannolini, comunque l'olio, tutte queste cose sono servite. Dalla pasta alla carne, ai dolci, ai giochi per i bimbi, grazie alla solidarietà di molte aziende e al lavoro di tanti volontari. Noi in un anno facciamo 1600 famiglie per circa 5.000 persone, perché immagino che le famiglie sono composte di 3-4 persone. I nuovi poveri, sempre più giovani, 1 su 2 ha meno di 34 anni. Tutti i mesi vi danno questi punti? Sì, ogni mese. Appena finiscono te la ricaricano. Oltre 1.200.000 poveri sono minorenni e cresce la cosiddetta povertà educativa, ovvero la percentuale di chi ha solo la licenza elementare o nessun titolo.